D'accordo, però bisogna vedere poi gli effetti che il cibo ha sul nostro corpo, non solo sul nostro peso, sul nostro corpo. E allora le analisi del sangue ci sono apposta. Per esempio, se voi prendete un metro, il metro ci dà più informazione della bilancia, lo sapete bene voi che mi seguite. Per esempio, se uno ha una circonferenza di 41 qua, da 41 in su nel collo, che fa durante la notte? Russa, russa. Quindi, oppure se voi andate a vedere in fondo, guardate il vostro corpo, bisogna ripartire dal corpo. Qui in fondo al collo c'è una piccola fossetta. Se la fossetta non c'è, vuol dire o che c'è grasso sottocutaneo o c'è un aumento della tiroide, con un aumento della tiroide. Se io metto qui un pezzo di pane, se io metto qui un pezzo di pane, questo pezzo di pane è fatto di carboidrati, di proteine, di fibra, però qui sopra, quando è qui sopra, è uguale per tutti, come composizione chimica. Poi quando ciascuno di noi prende questo pane, lo prende e con la mano lo porta dentro di sé, dentro il proprio intestino e entra dentro il corpo, secondo voi farà lo stesso effetto su tutti? No. Allora da dove si deve partire? Dal cibo che è uguale per tutti sulla tavola o dal corpo che ognuno ha il suo? Si deve partire dal corpo. Questo significa andare all'opposto rispetto a quello che abbiamo fatto finora. E diceva il termine Schopenhauer, che ho sempre avuto come filosofo anche di riferimento, non abbiamo paura delle idee vecchie, ma abbiamo paura delle idee, non abbiamo paura a perdere le idee vecchie, abbiamo paura ad avere le idee nuove. Cioè le idee nuove significa perdere il potere, perdere significa studiare, significa umiltà, ma solo l'umiltà costruisce il futuro.